Lo sportello del cittadino si sta occupando del laboratorio urbano di Grottaglie, centro di ascolto, assistenza ed orientamento. E siamo in una delle sale dei bottoni, per così dire, nella sala dedicata all'Internet Point, un altro segmento delle attività del laboratorio. E ne parliamo con Adriana Spagnulo, che è appunto componente dell'associazione L'Isola dei Sogni, che porta avanti questo progetto, un Internet Point che ovviamente affina le abilità informatiche. Sì, questo è un laboratorio di informatica dove verranno fatti corsi di patente europea, corsi di informatica per i principianti. Abbiamo anche nello stesso posto il Crea Imprese, dove faremo corsi di accrediti, anche corsi di formazione accreditati. Anche, passiamo dal manuale all'informatica. Qui faremo la patente europea, che è importante, del PC, e aiuteremo le persone a capire anche di più di informatica. Non c'è solo il manuale a giorni d'oggi, ma c'è anche l'informatica, che è molto importante sia per i principianti che per i più bravi. Inseriremo dei corsi dove possono sfruttare di più le loro informazioni tramite internet. Ora ovviamente è ancora in fase di allestimento, quindi nessuno si dovrà stupire se c'è solo un PC, ma ovviamente abbiamo voluto darvi questa primizia in esclusiva per far sì che tanti giovani, e non solo, e anche meno giovani, si avvicinino. Sì, proprio soprattutto anche per i meno giovani, che tante cose informatiche, per non sentirsi tagliati fuori, emarginati, serve anche per loro, perché adesso tramite internet, tramite il computer, si fanno tantissime cose, basta un click per fare qualsiasi cosa. Sono molto importanti per qualsiasi punto di vista, e anche questo serve, come i giovani e i meno giovani. È aperto a tutti anche questo reparto.